altro piccolo percorso per raggiungere la cascata del Chenzhen qui sul lago di Como. E Cristian, con gli gnocchetti e le ortiche imbevuti nel burro, e io con la polenta taragna concia e i pizzoccheri. E qua vanno digeriti, qua vanno consumati. Dal parcheggione gratuito dicono circa un'ora, quindi ce la prendiamo con calma. Kika ormai lo sapete che lei è andata tutta bella chittata. Un nuovo punto di vista, anziché vi porto con me, porta Crystal. Aggiornamento: abbiamo fatto più o meno circa mezz'oretta di strada, di sentiero. Adesso Crystal, vieni qua, vieni Crystal. Adesso abbiamo incrociato un piccolo borghetto. Che più che un borghetto è un'alpe. Adesso si sta addolcendo un po' la salita, il cielo sta venendo azzurro. Siamo anche baciati un po' dal sole. Adesso continuiamo verso la nostra meta.
grotte. Ci sono delle grotte lì sopra. Però la cascata ci dice di qua. Il ponticello sull'acqua. Vediamo l'acqua. Forse non vi sentirete, ma con un po' di fatica, ma tanto impegno, ormai siamo arrivati, non manca molto. Ecco voi, la cascata. Finalmente raggiunta. Veramente imponente. La telecamera non dà neanche l'idea, è imponentissima. Eccoci ritornati al parcheggio, all'auto presidenziale, come piace chiamarla noi. Comunque ci vuole praticamente un'oretta ad arrivare a questa cascata, però la cascata merita veramente tantissimo la visita e è parecchio bella. C'è un altro accesso che non conoscevamo, perché noi non conosciamo, noi arriviamo qui, prendiamo il primo sentiero che troviamo, di solito è sempre quello peggiore. C'è un altro accesso da un altro paese che ci si impiega una ventina di minuti, 25. Comunque, se volete fare il percorso, informatevi prima sul sito e vedete se riuscite ad avere il percorso, quello più facile o quello più difficile.
non c'è nulla di difficile in questo qui. Da un'ora è solo un po' lungo e ci sono dei tratti che comunque sono delle belle salite. Comunque, ecco qua, finito il giro. Ci vediamo alla prossima, molto probabilmente con mio faccione, perché ormai lavoro solo col faccione. Anche Crystal vi saluta, che ormai è in macchina a dormire. Ciao ciao!